Salve a tutti, io sono Emilia Mezzatesta, sono stata chiamata per moderare, per presentare questo evento da parte della Proloco di Campora San Giovanni e dell'Umpli. Sono felice perché posso portare finalmente la mia professionalità anche in questa piazza, in questi territori. Io rappresento Artedo Calabria. Artedo è un network nazionale di arti, di scuole di arti e terapie. La nostra scuola si trova a Scalea. Prima del Covid abbiamo anche abbiamo fatto dei laboratori, quindi abbiamo portato la nostra scuola nella provincia di Catanzaro e di Reggio Calabria. Promuoviamo le arti terapie nei nostri territori perché pensiamo che le arti terapie sono la risposta giusta per una crescita personale e soprattutto per un'alfabetizzazione emotiva, di cui c'è tanto bisogno. C'è tanto bisogno nelle scuole e quindi c'è bisogno di una professionalità, di competenza, perché oggi più che mai siamo alla riconquista di una socialità perduta, per cui, come già ho detto nella tavola rotonda, noi puntiamo sulle tematiche e sulle parole chiavi che sono l'empatia, la resilienza e l'empowerment. Quindi soprattutto ci adoperiamo per una società creativa, per una società legale, per una crescita personale dei nostri ragazzi, dei nostri bambini, dei nostri cittadini. Quindi Artedo, il motto di questa splendida scuola è: fai della tua passione la tua professione. Per chi volesse, Artedo è insieme a voi in Calabria. Grazie di tutto, io ringrazio Liberi.tv per essere qui, è una realtà molto speciale. Grazie per la cura dimostrata per questo evento, e per chi ci vuole contattare, io sono Emilia Mezzatesta e soprattutto faccio parte anche della Conf Cooperativa Calabria. Lo dico perché c'è tanto bisogno di cooperazione, cooperare, quindi la cooperativa, la cooperazione diventa anche un modo per potersi mettere insieme e per costruire il proprio futuro. Grazie.